Oggi mettiamo le mani su un vero e proprio stronzone. Questo è un altoparlante sacrificale, perché questo coso fa un difetto orrendo. Quindi per non rischiare, collegherò questo a uno dei canali, perché forse il problema è solo su un canale. E sentiremo l'effetto che fa. Per fare questa prova userò una ciabatta orrenda fatta con cavi di recupero e priva della messa a terra, il che è sempre un bene. Ecco qua, la mettiamo qua e vediamo che succede. Questo è spento, questo è in questo momento ficcato. Ora collego all'altoparlante e vediamo cosa succede. Non succede nulla. Interessante. Sarà la ciabatta di merda, ovviamente, con questi cosi che non fanno contatto, perché questa ciabatta infatti ora si è accesa. Ed ecco il difetto. E non dipende dal volume. Lui lo fa per i cazzi suoi. Non dipende dagli ingressi. Oddio. Lui frigge. Come vedete. Abbiamo anche il direct, quindi è un problema di amplificatore. Ah, ecco, vediamo. Speaker A. Almeno scoppiasse qualcosa, andasse a fuoco qualcosa, invece no. Vediamo, spegniamo e riaccendiamo. Ecco. Eccolo lì. Vive di vita sua. Subsonic. Questo non so che cazzo è. Modalità mono stereo. Però lui fa le pernacchie, vediamo speaker B, ma gli speaker B non sono collegati. Mi è stato detto che dopo un po' il difetto sparisce. Questo è un po' di schifo sul potenziometro, ma c'è poco da fare, vediamo, spegniamo di nuovo. È un difetto interessante. Vediamo sull'altro canale. Sembrerebbe niente. Quindi il problema è solo sul canale di là, che non mi ricordo adesso qual è. Qui non fa niente. Quindi problema solo qui.
qui no. Ora proviamo la sezione B e vediamo che cazzo fa. Giriamo sto coso e accendiamo speaker B. E niente. B è silenzioso. B è silenzioso. E quindi non è la sezione B. Per screw però provo anche l'altro, il canale destro, anzi sinistro, e vediamo un po'. Allè, B canale sinistro, quindi speaker su B. Accendiamo, volume a zero. Direct, quindi dovrebbe essere preamplificatore escluso e non ho nessun rumore. Quindi è solo la sezione A. Molto interessante. Apriamo questo oggetto. Invece no, per curiosità l'ho rimesso sul canale A destro e vediamo che cosa fa. In questo momento niente. È connesso, sì. Però no, non si sente nulla. È un bel bestione, non c'è che dire. Ecco. Ma non è il volume. Che cosa strana. E con questa inquadratura a cazzo, apriamo questo oggetto. E guardate che bestione pazzesco che c'è qua. Madonna Santissima. Madonna Santissima. Ci sono due trasformatori pazzeschi, completamente isolati e schermati, del peso di 800 kg l'una, un dissipatore generosissimo, dei condensatori mostruosi, veramente mostruosi, il relè è una fila di 8 finali di potenza. Vedo resistenze di carico, vedo resistente per regolare immagino la corrente a riposo, vedo selettore ingressi, sembra quasi l'altro Technics che stiamo tentando di riparare, che è qui. Guardate il video precedente, l'SA, SA, SK, KA 305, non mi ricordo come cazzo si chiama. Guardate l'altro video. Sembra fatto nello stesso modo, più o meno. E ora qua c'è qualcosa, quindi c'è qualche... Ho qualche condensatore in merda, e io vedo dei condensatori che potrebbero essere facili da cambiare, però non ce n'è nessuno visibilmente danneggiato o gonfio. Vedo la scheda un po' schifosa, vedo delle barre di metallo che andremo ad eliminare. Insomma, vediamo un po' di smontarlo, vediamo se da sotto si può accedere. Sì, c'è un pannello di sotto, adesso lo togliamo. Tolto il pannello di sotto con le appositi viti, stavolta stiamo usando lui perché è comodità, anche se è un po' overkill. È il momento dell'ispezione visiva. E io qua vedo rimaneggiamenti, vedo sicuramente delle saldature rifatte dopo. Quindi qualcuno qui ha bruciato i finali. Ma vedo anche altre saldature fatte a schifo. Quindi chissà cosa succede qui. Vale la pena di indagare. Adesso mi metterò a dare un'occhiata da vicino a tutte queste saldature e vediamo un po'. Intanto se riesco a prendere una illuminazione migliore e capire se ci sono saldature fredde, piste rotte, falsi contatti. Ho aperto un po' tutto, ho tolto queste sbarre. Questa è bloccata da delle maledette fascette, maledette di chi usa le fascette, maledetto. E
cosa osserviamo? Intanto questo è tutto ciò che riguarda gli ingressi, e su questa scheda regolabile attraverso, vedete, attraverso queste manopole, e queste sono manopole meccaniche che selezionano gli ingressi, ma l'uscita è qui. Quindi se io scollego questo cavo, disabilito tutta la sezione ingressi e potremmo effettivamente, riesco a capire come si fa, potremmo effettivamente provare, ecco fatto, sezione ingressi disabilitata, quindi ho scollegato la parte finale di potenza e così possiamo essere relativamente sicuri che questa parte non crea i problemi a questa parte. Ora io qua vedo un relè preso a martellate. Ah, ecco, è stato aperto. Ok, un relè che è stato disarticolato con la violenza. E lo rimetto, perché comunque i relè funzionano, scattano. Poi vedo come del vomito di gatto qui. Vedete quello schifo? E quindi quello che mi piacerebbe fare adesso è estrarre questa scheda, ma so già che sarà un olocausto infernale, veramente infernale, perché qui c'è veramente tanta roba. Mi piacerebbe seguire questi due, perché qui è dove abbiamo il problema, vedere dove vanno qua e capire qual è la zona. Che belli sti finali. Capire che cazzo sta succedendo qui. Qua ci sono resistenze. Potrebbero essere, che cazzo ne so, questi potenziometri che fanno crack crack, ma non credo. Niente, darò un'occhiata allo schema e vediamo un po' se si riesce a capire che cazzo succede a questo coso, che merita un restauro perché è un amplificatore spaventoso. Che cos'è questo schifo? Ok. C'è solo della sporcizia sulla pasta termica, che però diciamo che è ancora morbida. Saldature schifose, ma non è questo il problema. Eccolo qua il manualetto. Andiamo in full screen se ci riusciamo. Come si va in full screen? Ovviamente F11 su sta merda non funziona. Page display, no, full screen mode, ok, sì, bella cagata il full screen mode, ma vaffanculo. Allora, lo scorrimento non scorre, quindi devo scorrere per forza con queste frecce di merda. Regolazioni, vaffanculo, è un troiaio lavorare con sto coso, che palle. Allora, andiamo avanti così. DC voltmeter. Bene, queste sono le regolazioni da fare per regolarlo come si deve. 15 millivolt da misurare ai capi di questo resistenzone. Ottimo, buona idea, perfetto. E vediamo un po' se troviamo l'uscita. Audio unit, preamp, audio unit. E vediamo se sotto audio unit abbiamo l'uscita delle casse. Preamp unit, audio unit, power supply, ci sono due alimentazioni separate, ma io qua non vedo l'uscita delle casse e non la vedo probabilmente perché non la vedo. Qua ci stanno i transistor con una indicazione. Vediamo cosa vuol dire questo. Non lo so. Oh, che troiaio muoversi su sto PDF. L'indicazione qua non è segnata, va bene. Ed eccoci, allora io qua vedo che
un troiaione, perché io qua ho right channel. Qui dove c'è la freccina, vedete? Right channel. Right channel va qui, passa attraverso questo relays. Questo relays che commuta la cassa, commuta il sinistro e il destro. Questo qua, K1, Q53, che lo pilota. Ecco qui, right channel se ne va qui e va su un altro relè che evidentemente commuta cose, ma non ce ne frega niente, va qui sotto e va al canale, quindi passa attraverso una induttanza, una resistenza qui, un'altra resistenza qua, va bene, un condensatore della minchia, però qui abbiamo, da questa parte viene e va, e va direttamente alla zona amplificatori, e gli amplificatori siamo qui e va qua sotto, tacchete, va al centro di questi due, va qui, perché quest'altro invece va qui. Qua è, diciamo, il percorso è evidenziato, diciamo, in neretto, perché fanno vedere un canale, l'altro è simmetricamente uguale, e infatti è uguale perché arriva qui e va al centro, si va tra questi due, va bene, ma va al centro di questo ponte di resistenza, che sono quelle ceramiche bianche che abbiamo visto prima, suppongo. E qui però dalle resistenze va direttamente su questi finali, qui e qui, quindi questo va qua e va qui, questo va qui e va qui, e qui 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 e qui. Va bene, quindi forse c'è un'altra pagina di questo schema. C'è la pagina di là? No. Perché non c'è la pagina di là? Forse la pagina è di qua, vediamo. Sì. Mi pare proprio di sì. Mi pare proprio di no, invece. Ecco qua, sì. Siamo tornati qua, quindi vanno qui e vanno qui, e qua c'è quello da 22 che dicevo, questo non credo, insomma ci sono dei condensatori forse, io non vedo, davvero non riesco a capire. Questa è una scheda che gli manda i segnali. Che cazzo di scheda è questa? Boh. A questo punto potrebbe venire da molto lontano questo difetto sul canale destro, perché tutto questo troiaio che arriva qui poi se ne va sui finali, ma i finali emettono cose che vengono da questo sistema qui, quindi verosimilmente emettono roba che viene dal lato right R. Qui abbiamo potenziometri da una parte e potenziometri dall'altra, e questi sono i volumi. Questo V2, dovrei provare a distaccare questo V2. C'è anche questo V4, però forse è quello che ho già staccato. Tono, EQ, tape, line, questi forse sono gli ingressi che vengono dalla scheda degli ingressi. Quindi per separare tutta questa parte, a parte questa che è l'alimentazione, io devo togliere V4, che è questo qua, V4. Dovrei andare a togliere dal cazzo questo V2. Quindi V2, e se non ho capito male, V4. Vediamo di nuovo perché me lo sono già dimenticato. V2 e V4. Andiamo a vedere. Ok, quindi V4 è lui. E V2 è questo qua. Ora, magari, dato che mi sta venendo già da sternutire, gli do una mezza soffiata pulita. No, non posso soffiare niente perché non ho un compressore. Quindi devo pulirlo, non lo so, in qualche modo. Ho una voglia di smontare tutta sta scheda che non potete capire. Fare un mega recappone generale.
vorrei prima capire la situazione. Insomma, devo staccare questi connettori. Ho levato dal cazzo la scheda di selezione degli ingressi e questo connettore di altri ingressi, così abbiamo più libertà di movimento. Oh, interessante questi che si clippano sopra qua. Molto interessante. Quello che noto orribilmente è che non è possibile staccare questo tipo di connettori, perché sembrano crimpati, saldati, non c'è verso. Mentre questo, dopo svariate bestemmie, ho capito che basta premere, tu lo premi e puoi sfilare il cavetto. Ma da questo lato non è assolutamente possibile toglierli, a meno che non ci sia qualche trucco che non conosco, ma io ho notato che sono proprio fermi. Va bene, me ne sbatto. Questi, se stessero fuori dal cazzo, mi farebbero un immenso favore. Ecco, fatemi il favore di andare via dai coglioni. Questo non riesco a toglierlo. Perché? Perché qua dentro dovrei veramente smontare tutto, ma sicuramente lì dentro troverò un connettore come questo, quindi... Oddio, ci potrei provare, però il cazzo si frange. Vediamo se si smonta facilmente. Smentito dai fatti, sono riuscito a smontare qui e scopro una bella pletora di componentistica. Che sicuramente necessita di un po' di attenzione, pulizia e quant'altro. Vedo contatti, cose, ma soprattutto vedo che questo, che il cavetto che noi volevamo distaccare, ha in realtà il connettore a pressione, e poi c'è anche questo che rompe i coglioni, quindi staccherò anche lui. Ora stacco tutto e vaffanculo. Questo è il PCB del potenziometro del volume, ma guardate che schifo. Qua ci sono anche segni di saldatore. Io non lo so se qualcuno ha già messo le mani su questa scheda. Però qua vedo che questo coso era messo così, d'accordo. E poi c'è questo filo verde che passa qui in mezzo. Sì, vabbè, una massa, ci può stare. Va bene, questo potenziometro è un po'... Non lo so, gli daremo un'occhiata dopo. È particolare. Dobbiamo dargli una pulita. E comunque abbiamo scollegato tutto quello che dovevamo scollegare qui. E quindi adesso la scheda amplificatore è completamente disconnessa dal resto. Quindi ora, in teoria, se noi accendiamo l'amplificatore, funziona solo lui e nessuna selezione ingressi, niente controllo toni, a parte forse... Ah, certo, però come faccio a selezionare le casse qui? È probabile che non funzionerà una minchia, perché la selezione delle casse A, B, A più B, passa attraverso qua, quindi passa qui, e quindi passa attraverso questo, e quindi passa attraverso questo. E allora questo lo devo rimettere. E a questo punto lo proviamo squartato, vediamo. E non succede nulla. Molto interessante, in questo momento non sta facendo nulla. Però io qua ho qualcosa. Ma
forse non è questo l'ingresso, forse sono questi gli ingressi. No, nemmeno. Forse perché siamo in direct, vediamo un po'. Che cos'ho? Un bel niente. Qui non ho proprio niente. Che secondo me gli ingressi sono su questo connettore bianco. Questo qui. Che dovrei poter toccare con un cacciavite. Ecco l'ingresso. Quindi lui non sta facendo nessun rumore e allora il problema non sta nell'amplificatore, sta o qui, e infatti adesso ricollegherò qui, oppure sta sulla sezione ingressi pre. Bene, quante cose si scoprono nella vita, a meno che in questo momento lui non stia semplicemente funzionando perché ha deciso di funzionare. Ho ricollegato il connettore V2 che va praticamente al controllo del volume, che spero di avere messo al minimo, perché così e quindi per così è al minimo, va bene. A questo punto riaccendo. Il nulla. Ecco, ecco, inizia. Visto? E allora è qualcosa qui. È qualcosa qua dentro. Ecco, sta cominciando a scoppiettare. Quindi è qualcosa qui. Ho seguito lo schema per capire un po' i connettori, quindi questo va all'amplificatore, quello che abbiamo collegato, avendo collegato questo è tornato il problema, quindi potrebbe essere qui, potrebbe essere anche qui. Questa è un'alimentazione, è un gruppo alimentazioni e serve, quindi questo non lo possiamo togliere, però da qui vado qui e vado su B08 connettore V1 e purtroppo sono saldati, quindi dovrò scollegare, dovrò dissaldare, io penso da dietro qui, dissaldo qui. E probabilmente riesco ad escludere questa parte, così isolo e probabilmente allora il problema è qui, se c'è ancora è qui. Nel frattempo ho scoperto un'altra cosa mentre guardavo i connettori e cercavo quali erano. Ho capito che tutti i connettori, tutti, hanno questo problema. Saldature fredde o rotte. Ce l'ha questo. E ce l'ha no, questo no. Ora questo potrei averlo masturbato io e quindi queste saldature che probabilmente erano già fredde, dove cazzo sono? Qua, vediamo se riesco a farvi vedere. Vedete che si muovono. Si sono proprio spaccate le saldature e quindi questo lo dovrò risaldare, vabbè, poco male. Però a questo punto verifico pure tutto il resto, verifico queste qua che siano a posto. Ed ecco forse perché su alcune sono già state rifatte delle saldature. Va bene, devo verificare anche questa situazione. Molto molto interessante. Adesso io dissaldo questo connettore da qui. E vediamo se fa ancora questo rumore. Tra l'altro una cosa che potrei provare è vedere se il rumore esiste anche sulle cuffie. Perché se esiste sulle cuffie, allora veramente potrebbe darsi che non lo so.
Tra l'altro qualcuno ha già messo le mani su questo connettore, come vedete. In modo bislacco. Un'altra cosa che noto è questa saldatura completamente corrosa. Vi chiederete perché uso un barattolo. Primo perché è comodo. Secondo perché lo si può tappare. E come immaginavo, non ho dissaldato il connettore. Praticamente questo non è un connettore, è semplicemente una guida. È una guida per ficcare i cavetti da saldare, vedete? Non è nessun connettore. Bene, a questo punto abbiamo la scheda con l'alimentazione che va dove deve andare, il potenziometro del volume che sta lì e non fa un cazzo di niente perché è scollegato da tutto il resto. Quindi se io ora accendo qualcosa dovrà cambiare. Proviamo. Ecco, ho messo una tavoletta di legno per distaccare il circuito dalle parti metalliche, quindi ora in teoria io posso accendere e vediamo un po' se questo è messo su A. Primo scatto, vediamo. E mi pare di non sentire. Qui c'è un ingresso, però aspettiamo, non sta facendo il difetto, quindi il problema è da qualche parte qui. Mi pare evidente. Non è un problema di finali. Bene, tu stai bene e starai così. Squadra che vince non si cambia. Riproviamo. Niente. Molto, molto interessante. A questo punto farò un'altra prova. Tutto questo mi piace perché questo coso sembrava complicato, cioè faceva paura, faceva impressione per il peso, per le dimensioni. In realtà piano piano stiamo arrivando al nocciolo della questione. Io adesso, prima di ricollegare, voglio attaccarmi alla cuffia qua. Come ovvio che sia, ho cercato per mezz'ora, non ho nessuna cuffia, non ho nessun jack stereo da 3,5 mm, anzi da 6,3 in questo caso, non ho niente, e quindi non posso fare la prova che volevo fare, di ascoltare se qui in cuffia c'è il difetto. Dovrei saldare dei fili, collegarli a un amplificatore esterno, fare un macello. Non ho una semplice cazzo di cuffia. Sto pensando di andare a comprarne una al volo dal cinese, ma sinceramente mi sono già rotto il cazzo e le palle. Quindi adesso risalderò questi fili. Anzi, prima riproviamo. Il nulla. E aspettiamo. Ho ricollegato questo e a questo punto riproviamo. Accendo.
e aspettiamo. Sono in direct, perché ho visto che il direct dovrebbe escludere tutto il controllo toni, eccetera, quindi non dovrebbe dare questo problema. Il rumore del potenziometro si sente, ma lui non sta gracchiando. E se tolgo il direct, si sente il ronzio, perché gli manca la massa, va bene. Ecco. Allora è veramente il controllo toni, o comunque questa parte qua. Si è sentito un attimo un... un gratta gratta. Ma io non so, qua non si sente niente. Aspettiamo e proviamo. Il total nulla. Che problema ha questo amplificatore? Ecco, lo sta facendo. L'ha fatto per un attimo. È stato spento per un po'. E si è messo a fare il difetto. Ora l'ho acceso, l'ho fatto, il tempo di prendere qua la telecamera e ha smesso, ovviamente, perché è bastardo. Ho rifatto un po' di saldature qui, però vediamo se stacco le casse e le riattacco. Ma no, non lo fa più, ovviamente. Deve... ecco, ecco. Deve stare un po' spento. Proviamo a spegnerlo di nuovo. Proviamo a riaccendere. Proviamo il trucco di riscaldare qualche condensatore. Anche se secondo me andrebbero... vedete, lo sta facendo già. Vediamo. Questo è l'altro canale, non si sente niente. Niente proprio. E che forse in realtà andrebbe raffreddato. Non ho l'aria compressa. Niente, qua non cambia nulla. Però l'accensione lo ha fatto. E invece ce l'ho l'aria compressa. Yeah! Quindi adesso noi lo accenderemo e spruzzeremo l'aria compressa capovolta. Non è molta, purtroppo. E cercheremo di riprodurre il problema. Ecco, così... e ora vediamo. Niente. Niente. E niente. Quindi lui se ne sbatte. Se ne sbatte il cazzo.
niente. L'aria compressa è finita. Abbiamo fatto anche questa prova senza ottenere alcun risultato. Ah, ma che cazzo di problema è? Ho ridato un'occhiata alle saldature, ho pulito i PCB che adesso sono belli puliti finalmente e non sporchi di sterco. E ora vediamo se rifà lo stesso difetto, ma lo rifarà sicuramente perché questo lo lasciamo normale, non in bypass, e vediamo un po'. Lui si è acceso. E qui non ho il nulla. Aspettiamo. Lui non fa più nessun rumore. Io cosa devo fare con questo amplificatore? Che cosa devo fare? Questi li ho testati tutti, sono buoni. Questo pure, questi pure. Questi anche. Ho rifatto giusto una saldatura su questo integrato del controllo Tony. Però non penso che sia quello il problema. Penso che sia più aleatorio. Con il meraviglioso sottofondo di Radio Romania Internazionale io l'ho rimontato perché non so veramente più che cazzo fare e vediamo se fa ancora il difetto. Allora, questo lo disabilitiamo. Quindi non siamo in direct, siamo attraverso lui. Questi sono al centro. Sì, questo non me ne frega un cazzo perché riguarda l'ingresso fono. Questo è su casse A. Lui è collegato, l'alimentazione c'è e io accendo. Eccolo lì. Ma porco. Però se vado in direct lo fa lo stesso. Ma che cazzo è? E non è il volume. Lo fa sempre. E niente, io non so cosa pensare. Vorrei capire qual è il problema. Non mi va di fare un recap a tappeto senza capire che cazzo sta succedendo. E questo avviene solo se io collego questa scheda. Ma avviene anche, ecco, sentite, per i cazzi suoi. Per i cazzi suoi si mette a grattare, lo fa solo su un canale di un banco dell'alimentatore. Lo fa senza questa scheda, lo fa senza questa, lo fa con questa scollegata. No, con questa scollegata non lo faceva. Lo fa solo attaccando questo qua. Non riesco a riprodurre il problema. Non lo so. Se avete qualche idea, scrivetemelo nei commenti. Perché sinceramente non sono i potenziometri. Ripeto, non sono i potenziometri. Ripeto, non sono i potenziometri. È qualcosa che avviene solo all'alimentazione. Poi quando lui si scalda un pochetto, questa cosa smette e avviene solo sul canale destro del banco A, quindi avviene solo qui. Solo su questa parte sopra, la sezione A, destro e sinistro. Sotto c'è la sezione B, destro e sinistro. Se uso questi, il problema non si presenta.
Se accendo solo l'amplificatore senza tutto il resto, nessun problema. Se accendo l'amplificatore con il potenziometro volume collegato, ma senza questa scheda connessa da questo cavetto, nessun problema. Appena connego questa scheda, il problema, eccolo lì. Quindi sembrerebbe che il problema sia su questa scheda. Ma chi lo sa? Grazie per aver visto questo video di un mistero gaudioso. Se sapete come darmi una mano, vi prego di farmelo sapere nei commenti, se avete qualche suggerimento, qualche idea, perché non so che pesci pigliare a questo punto. Non ho proprio idea, ecco, un problema talmente strano. Vediamo. Niente da fare, va bene, c'è la musica di merda di Radio Romania di merda, non vorrei che scattasse il copyright di qualcosa, quindi il video per adesso finisce qui, grazie, vedremo se ci sarà una seconda parte in cui riuscirò a sistemarlo, non ne ho idea. Ecco, l'ho rimontato nella sua beltà, lo riaccendo per l'ennesima volta, volume al minimo, casse su A, ciao, altoparlante su uscita right del banco A, tutto disabilitato, source direct disabilitato, bilanciamento al centro, queste sono cagate, ingresso CD, vabbè, lui si accende, ed ecco il difetto. Che compare all'accensione. Grazie e arrivederci.